Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, presidente dell'IVASS, ha scritto Oro, un libro agile, molto leggibile per il mulino, un libro che è dedicato all'enigma dell'oro e in realtà anche all'enigma del denaro, della moneta. Qual è questo enigma dell'oro? Beh, l'enigma sta semplicemente nel fatto che l'oro esista, continui a essere conservato nei cassetti, nelle casseforti, nei cavò, nelle banche centrali, che abbia un prezzo di mercato che, al di là di oscillazioni di breve o medio periodo, comunque tendenzialmente cresce nel corso dei decenni. Perché tutto questo? Perché la gente continua a volere questo metallo, certamente bello, certamente raro, ma con un valore che va molto al di là delle sue doti intrinseche? Perché in questo sta l'enigma. L'oro, i medagli preziosi sono, come dire, all'origine della storia del denaro, della storia della moneta. In che senso l'utilizzo dell'oro, l'utilizzo dei metalli preziosi ha a che fare con quell'attributo particolare del denaro che è creare fiducia? E questa è una parte della spiegazione dell'enigma. Il valore di qualunque cosa in realtà, in particolare di un metallo come l'oro o di una banconota che è un pezzo di carta, sta nella fiducia che la gente ha che esista quel valore e che si conservi nel tempo. E questo è veramente un fatto di fiducia collettiva. L'oro è stato per tanto tempo nella storia dell'umanità denaro. E proprio per queste ragioni è scarso, luccica, è incorruttibile, è considerato un buono strumento per conservare valore e in questo senso è legato eminentemente alla stabilità. Ovviamente la moneta cartacea ha avuto una storia un po' diversa, ma da alcuni anni noi siamo passati invece ha una moneta cartacea molto, molto più stabile, non solo come italiani, ma anche, diciamo così, come complesso dei paesi dell'area dell'euro. Ci sono degli elementi per i quali possiamo dire che l'euro in qualche maniera assomiglia a quello che era il vecchio sistema aureo? In realtà direi di no, risponderei di no a questa domanda. Aggiungo a quello che lei diceva che la moneta cartacea, quindi le banconote, i pezzi di carta, sono una tecnologia che un secolo fa era innovativa, adesso non lo è più, tant'è che in parte è sostituita da pezzi di plastica, le carte di credito, forse in futuro da borsellini elettronici, quindi da impulsi digitali. L'euro è in realtà ancora una moneta tradizionale, cioè denaro tradizionale, quindi emesso da una banca centrale, questa è la grande differenza, cioè l'oro non è emesso da nessuno, è trovato nelle miniere in modo casuale, l'euro invece, come qualunque altro tipo di denaro circoli nel mondo, i dollari, gli yen, eccetera, sono passività, come dicono gli economisti, di qualcun altro, cioè delle banche centrali, sono emessi dalle banche centrali secondo criteri appositi, ad hoc. In questo sta la differenza fondamentale fra l'oro, ma anche l'argento, parliamo di oro, quindi l'oro, è una moneta, un denaro come l'euro. Riferimento alla tecnologia, ne parla molto anche nel suo libro, come la tecnologia influenza il denaro, la moneta. È qua in Ulm per confrontarsi con i nostri studenti, cosa della quale la ringraziamo molto. E che cosa consiglierebbe loro rispetto, diciamo così, a un atteggiamento prudente, anche assennato, nei confronti delle cosiddette criptovalute che oggi vanno molto di moda e sono strumenti molto attraenti per persone che oramai vivono, insomma, utilizzando cellulari, palmari come quasi un prolungamento della propria persona. Le cosiddette criptovalute che la comunità
politiche finanziarie internazionali chiama le crypto assets, perché non sono valute, cioè non sono moneta. Perché non sono moneta? Per la ragione che dicevo prima, sono come loro, sono più somiglianti a loro che al denaro vero e proprio, perché non sono emesse da una banca centrale che lo fa nell'interesse pubblico, interesse che è stato delegato alla banca centrale indipendente una tantum dallo Stato. Dietro le criptovalute, in particolare dietro Bitcoin, che è la più nota e diffusa nelle criptovalute cosiddette, non c'è una banca centrale, non c'è un emittente, c'è una sigla misteriosa che ha deciso all'inizio di questa storia di fissare per sempre l'ammontare massimo di Bitcoin in circolazione. Questo li rende ovviamente oggetto speculativo per definizione, cioè li rende inadatti a essere moneta, perché una moneta, l'offerta di qualunque moneta deve essere regolata secondo i bisogni dell'economia. I Bitcoin se ne fregano, scusate il termine, dei bisogni dell'economia, e quindi sono chiaramente soltanto un oggetto di speculazione. Quindi il mio consiglio è statene alla larga. Grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per esserci venuto a trovare in Utah.